Ocean Race prende il via a gennaio, adesso metà gennaio da Alicante, arriverà appunto a Genova tra il 23, l'ultima settimana di giugno sostanzialmente, e quindi aspettiamo con ansia la partenza, ma soprattutto il tour intorno al mondo che vedrà Genova con il proprio padiglione, la Liguria, raccontate, spiegate, illustrate in giro per il mondo, quindi con tanta voglia di venire e di tornare per chi c'è già stato. Con questa operazione con Team Genova si incrementa naturalmente quella che è l'operazione di promozione della città. Ma assolutamente, guardate, questo è, credo, l'ho vissuto tra l'altro proprio con il mio amico Francesco Ettorre, il presidente della Federazione Italiana della Vela, che tra l'altro fa parte dello Steering Committee. E quello si diceva, cosa manca a questo evento, cosa manca? Mentre in questi mesi e anni stavamo andando avanti a progettare tutto quello che poi avete già visto in parte, vedrete, ci manca una barca italiana. E qui ce l'abbiamo fatta, tra l'altro questa, come dire, commistione italo-austriaca è molto divertente, è abbastanza inusuale. Io sono abituata con gli sport invernali a interagire con gli austriaci, che sono dei gran sciatori, trovarli nella vela mi diverte molto di più. E così anche questa barca con doppia bandiera austriaca e italiana darà il suo contributo anche in tema di sostenibilità, che è un grande filone di The Ocean Race. Quello è il tema principale, la sostenibilità è il claim di Ocean Race, di Richard Brisius, di tutto quello che da sempre fa parte di questa competizione. Per cui sostenibilità, lo sapete anche i grandi progetti che abbiamo fatto per gli oceani, per la tutela delle acque, con l'Unione Europea, non solo. Quindi quello è il tema e credo che sia un messaggio importante, che deve essere non soltanto continuamente rinnovato, ma aumentato. Un'ultima domanda, si è detto più volte, ma ribadiamolo, come questi grandi eventi cambiano il volto di una città? Guardi, lo chiede a me che ci vivo da 20 anni, con i grandi eventi è qualcosa di più, posso parlare delle Olimpiadi di Torino, posso parlare di tanti campionati del mondo e tante Olimpiadi di altri sport, ovviamente, a parte che delle Olimpiadi la vela c'è, ma insomma per Torino e per il Piemonte è stata un'occasione di rilancio straordinaria quella delle Olimpiadi. Io penso che lo sarà, anche se Milano e Cortina sono due grandissime realtà che forse hanno meno bisogno di Torino di quanto ne avessi allora di promozione, però le Olimpiadi di Milano-Cortina saranno straordinarie. Gli altri due grandi eventi sportivi sono appunto la nostra Ocean Race e la Ryder Cup di golf che ci sarà a Roma sempre nel 2023 a settembre. Credo che questo, e lo so perché l'abbiamo provato, sia proprio un modo dimostrando buone capacità organizzative, rispetto per l'ambiente e soprattutto una lungimiranza sull'eredità che si lascia, cioè non costruire cattedrali nel deserto, non fare delle cose che si consumino hic et nunc, ma pensare proprio a una costruzione di identità e di futuro che possano durare nel tempo.